Iniziamo a parlare di promozione con Mister Caridi, allenatore della Stilese. Buonasera Sandro, ben ritrovato. Ciao Emilio, ciao. Inizio a pensare che questo sorpasso del sabato vi faccia bene, perché oggi una partita finita 7-1, in settimana con Sandro Caridi ci siamo visti, gli ho detto inizio ad avere difficoltà a fare domande a te, a Mister Logozzo. Allora io non ti faccio nessuna domanda e ti chiedo tu che tipo di partita hai visto e che cosa, diciamo, quali indicazioni hai raccolto anche per impostare il lavoro per questa settimana che arriverà, che vi porterà poi alla trasferta contro la Ludo Strevagnese. No, è partita visto, una partita che l'ho vista bene, anche perché abbiamo sbloccato la partita dopo un minuto e mezzo, al primo fondo abbiamo fatto il gol con Martinez, poi una ingenuità nostra, abbiamo perso una palla un po', diciamo, stupidina e hanno pareggiato dopo 10 minuti, 1-1, e poi però abbiamo sempre giocato, le nostre trame le abbiamo fatte sempre, abbiamo fatto il 2-1, abbiamo fatto il 3-1 al 45esimo nel primo tempo, e poi la partita loro sono rimasti in 10 e per noi poi è diventato più facile ancora giocare e trovare più spazi. All'inizio la partita era molto insidiosa, perché il Filocaso aveva fatto bene in tutto il giro di ritorno, stava facendo un campionato molto, molto buono, quindi io avevo paura delle loro sortite, anche perché è una squadra che ti fa giocare perché vuole giocare, e grazie anche a questo noi abbiamo trovato anche molti spazi dove poi andare a fare gol. Ora, sembra un po' paradossale questa domanda che sto per farti, ma effettivamente questo continuo dover rincorrere, perché anche la settimana scorsa si è verificato questo primo sorpasso e avete vinto 5-0 se non ricordo male, oggi 7 gol, davvero può essere uno stimolo per fare ancora meglio in un campionato che l'abbiamo sottolineato, avete fatto benissimo, cioè paradossalmente va a migliorare il tenore delle vostre prestazioni perché c'è più pressione? Di sicuro devi stare sul pezzo, quindi non ci sono i cali mentali che abbiamo avuto nelle due partite in casa contro il Trieste e Brancaleone, anche se anche lì le occasioni noi non le abbiamo avute. È stato un periodo dove non eravamo molto brillanti, abbiamo sbagliato qualche occasione, abbiamo sbagliato qualche rigore, però mentalmente sai che devi vincere per forza, perché altrimenti poi rimani secondo. Va bene, Sandro, grazie per essere stato grazie con noi e in bocca al lupo, alla prossima. Ciao, grazie all'allenatore della Stilese, Sandro Caridi. 7-1 oggi in questa partita contro il Filocaso. La classifica, allora, Stilese 61, Gioiosa 59, Brancaleone 49, Filocaso 37, Ravagnese 36, Sporting Catanzaro Lido 34, 33 la Bagnarese, 32 la Ionica Mammola, 28 il Melicucco e la Gioiese, 23 Africo, Archi e Rombiolese, ma per quanto riguarda l'Africo probabilmente, anzi sicuramente arriveranno 3 punti a tavolino, quindi si potrebbero anche considerare 26, dicevamo Archi e Rombiolese 23, 22 San Giorgio e Monasterace, 14 la Villese, che un punto invece lo perderà. Andiamo in casa Filocaso da Mister Marasco. Buonasera Mister, ben trovato. Buonasera, grazie. Credo che oggi abbia funzionato veramente poco. Sì, sicuramente è un risultato pesantissimo, probabilmente complice dovuto all'espulsione di Macri dopo la mezz'ora del primo tempo, però in questa mezz'ora abbiamo messo più in difficoltà la Stilese, abbiamo fatto l'1-1 con una trama di gioco, fin lì siamo stati non bravissimi ma comunque all'altezza. Poi questa espulsione ci ha segnati tanto mentalmente, in 5 minuti abbiamo preso 2 gol, inizio secondo tempo gli altri 2 e la partita è andata così. Mi dispiace perché avrei preferito giocarmi una 11 contro 11 contro questa grande squadra che è la Stilese. Ecco, diciamo che nulla toglie a tutto quello che avete fatto, ormai dirlo settimana dopo settimana diventa ridondante, magari è un peccato, no, che a fine anno in un campionato che comunque andrà a finire sarà penso ricordato con affetto da tutti i tifosi del Filocaso, c'è questa macchia, perché 7 gol effettivamente sono nel mio modo di intendere il calcio, arrivati a 5 si comincia
cominciano ad essere parecchi. Le chiedo però anche una cosa: questa sconfitta così pesante può servire proprio come sprone per riattaccare la spina e quindi completare alla grande questo campionato che comunque vada, lo abbiamo detto, vi vede protagonisti e che oggi vi vede comunque in un onorevole quarto posto? Sì, lo spero che sia da stimolo in più per i ragazzi, non dico queste prestazioni, ma più che altro queste stupidaggini, perché è stato un fallo di reazione, perché poi va a complicare la vita a tutto il resto della squadra, al mister compreso, ai giocatori che lascia il 10 in campo. E mi auguro che ci sia una reazione, quantomeno a livello mentale, per la prossima, quello me lo auguro sicuramente. Poi non toglie il fatto, come dicevi tu, che siamo ancora al quarto posto, abbiamo fatto un grandissimo campionato prevedendo che mezzi abbiamo noi a disposizione. Peccato, sì, sicuramente la macchia rimarrà, non è mai bello chiudere una gara con quasi tennistica. Che poi comunque è successo al cospetto di un avversario grandissimo con un attacco atomico, dicevamo prima col Sandro Caridi, da quando c'è la settimana scorsa il Gioiosa giocando al sabato li supera, la Stilese poi come dire stritola l'avversario che si trova davanti, forse anche questa è una forma di reazione, ma parliamo oggettivamente di organici diversi tra la Stilese, il Gioiosa e tutte le altre. Sì, penso pure la Stilese abbia anche qualcosina in più di una categoria rispetto a noi. Noi siamo una squadra che lotta comunque per i bassi fondi, per la salvezza, anche che quest'anno abbiamo fatto un buon campionato. Loro sono già con un piede in eccellenza, quindi penso ci sia più di una categoria. Poi domenica sta dimostrando veramente di essere lì davanti comunque una squadra che è al di fuori di questa categoria. Oggi l'ha dimostrato anche a noi. Ti ripeto, mi dispiace perché nella prima mezz'ora mi sono divertito tantissimo, oltre a saper soffrire, a saper raddoppiare, a stare bene in campo, però ho fatto pure qualche giocata di positiva, questo mi rammarica più della sconfitta pesante che abbiamo fatto, capito? Bene. Ho preferito giocarmela a 90 minuti e anche perdere, però giocarla. Grazie allora. Grazie mister, alla prossima. Grazie di cuore.